dal promo a punti a capo, dalla, come possiamo dire, pubblicità della nostra trasmissione alla prima puntata della nuova stagione. Siamo alla nona consecutiva, ma soprattutto siamo alla puntata numero 228. Bentrovati ai telespettatori di Teleonotris e di Punti a Capo. Iniziamo la prima puntata della nuova stagione subito con il sindacato, con uno degli argomenti più, dei settori più scottanti e più importanti non solo della nostra trasmissione, ma anche di questo territorio. E con chi lo facciamo? Beh, avete visto dal promo chi è l'ospite. Allora lo andiamo direttamente a salutare nella poltroncina del nostro salotto e come sempre lo accogliamo con un sorriso e una stretta di mano. Andrea, bentornato, non Orlando, benvenuto, bentornato. grazie. Era carino il promo? Ti è piaciuto? Ma mica tanto. Ma come mica tanto? E quel vi aspettiamo finale, insomma, credo che vi aspettiamo e siamo qui puntualmente a Punti a Capo con Andrea Bottaro. Segretario generale, lo ricordiamo a quei pochi che magari ancora non lo sanno, della macroarea della Wiltech. Cos'è la macroarea? È la zona, l'area che accorpa alcune città, non soltanto Siracusa. Cos'è la Wiltech? Il sindacato dei chimici, quindi è la zona industriale, diciamo, come posso dire, più importante, non posso dirlo perché sarebbe scorretto nei confronti degli altri. Insomma, un settore sicuramente trainante della zona industriale del polo siracusano. Andrea Bottaro, benvenuto e bentornato. Abbiamo aperto l'anno scorso l'ottava stagione di Punti a Capo il 15 settembre 2018 con te. Oggi è 14 settembre 2019. Dopo un anno che cosa è successo? Beh, sono successe tante cose. Se la domanda è riferita a cosa è cambiato, purtroppo c'è da dire che il meglio è cambiato veramente poco. Soprattutto, insomma, parlando di ciò che ci riguarda, parlando di questo territorio, il tanto auspicato cambio di passo, anche tra la volontà dei rappresentanti di questo territorio, dico che non è cambiato tantissimo. Probabilmente non è ancora chiaro nella mente di ognuno di noi che siamo rappresentanti di interessi e di persone, soprattutto di questo territorio, che è arrivato il momento di fare un cambio di passo che riguarda l'impegno. L'impegno deve essere finalizzato all'interesse collettivo di questo territorio perché siamo una delle ultime chiamate di questo territorio. Probabilmente se oggi ci rialziamo, diamo un colpo di reni, potrebbe già essere anche troppo tardi, quindi più tardi lo facciamo e peggio sarà. Questo territorio ha bisogno di essere ben rappresentato, gli interessi generali di questo territorio devono essere ben rappresentati. Beh, le tue sono subito, iniziamo col botto questa puntata, parole scottanti, è quasi un segnale d'allarme quello che cioè bisogna rialzarsi adesso e subito. Infatti vorrei approfittare della tua presenza per non parlare soltanto di sindacato, ma di fare una discussione così, affrontare i temi a 360 gradi, che comunque, come hai detto tu, sono tutti legati al territorio. È chiaro che il tema portante della puntata, avendo accanto a me il segretario della Wiltech, è l'industria, è la zona industriale. È la politica degli appalti, gli investimenti necessari, i rapporti con Confindustria. In questo senso, a che punto siamo? Guarda, tu citavi l'anno scorso. L'anno scorso in questo periodo eravamo carichi di buoni propositi, ci eravamo lasciati prima delle ferie con un incontro fatto con Confindustria e con la prefettura per mettere finalmente in campo ciò che come sindacato avevamo richiesto, ovvero capire cosa si vuole fare di quest'area industriale. Ci eravamo concentrati su tre temi: sul futuro e quindi sugli investimenti delle grandi committenti, sulla politica degli appalti, che è il vero problema che ogni giorno genera problematiche importanti per i nostri lavoratori, e il tema legato a salute, sicurezza e ambiente, che è molto caro ai nostri cittadini. E devo dire che purtroppo il confronto non è andato come noi ci auspicavamo. Come ben si sa, purtroppo c'è stata questa grande frattura, questo scontro violento con la prefettura, che ha visto, insomma, il prefetto emettere una ordinanza, poi si è scoperto su indicazioni governative e peggio ancora, io dico per questo territorio, di un'azienda di questo territorio che si è rivolta all'ambasciata russa per fare emettere una ordinanza che purtroppo, insomma, ha richiamato alla mente i momenti più bui della storia del nostro paese. Questo ha portato l'interruzione di quel tavolo e anche l'uscita di scena di Confindustria. Io ritengo, insomma, che una delle cose che dovremmo tornare a fare
è quella di coinvolgerla come sindacato, fare chiarezza al nostro interno. Noi da tempo abbiamo invocato un confronto all'interno delle organizzazioni sindacali, soprattutto del settore industria, per rilanciare la nostra iniziativa. Lo dicevo prima, potrebbe già essere troppo tardi, però siamo in tempi in cui perdere tempo è veramente deleterio. Qui si sta giocando il futuro dell'area industriale e il futuro di decine di migliaia di famiglie di questo territorio, e probabilmente non tutti hanno la consapevolezza e la giusta maturità per capire che siamo già fortemente in ritardo. Al tavolo delle trattative, come dice qualcuno della concertazione, io preferisco delle trattative, o meglio ancora del dibattito costruttivo, da una parte il sindacato, da una parte l'istituzione, da una parte la Confindustria, mancherà il prefetto, col quale insomma non è che i rapporti siano stati idilliaci, devo dire, insomma, fine mese scade quel divieto di assembramento davanti alle portinerie, adesso c'è il nuovo prefetto, cosa si aspetta la WilTech dal nuovo prefetto? Ma guarda, io direi di riflettere un attimino sulle dinamiche che hanno portato alla nomina del vecchio prefetto. Un prefetto che si sapeva già che aveva 6 mesi di attività. 6 mesi, insomma, è stato nominato credo a novembre dello scorso anno, quindi un po' più di 6 mesi, e che da subito si è contraddistinto per un rapporto violento con le controparti. È chiaro che ci sono stati degli episodi che hanno coinvolto il sindacato in maniera diciamo spiacevole, però da subito questo prefetto ha avuto un atteggiamento molto rigido nei nostri confronti, tant'è che poi insomma è sfociato così. Allora c'è da chiedersi se chi ha dato questo mandato al prefetto cosa volesse e cosa si aspettava. Allora, io credo che noi adesso ci aspettiamo un nuovo prefetto che operi in discontinuità, ovvero che si faccia carico delle problematiche. Io ammetto e dico che delle volte anche al nostro interno pensiamo di investire la prefettura per problematiche in cui la prefettura non c'entra nulla. Ci sono degli enti, ci siamo noi, il nostro confronto con Confindustria che spesso potrebbe bastare. C'è il coinvolgimento degli enti istituzionali che si occupano di lavoro, per esempio l'Ispettorato del Lavoro, che secondo me, insomma, non è messo nelle condizioni per poter espletare al meglio il proprio ruolo. Quindi noi ci auguriamo che il nuovo prefetto agisca cercando di risolvere quei problemi e mettendo tutti quanti insieme, valorizzando il confronto ed il dialogo, non emettendo ordinanze, ma diciamo, mettendo al centro della propria azione il dialogo ed il confronto. Ecco, dialogo, confronto, trattative, accordi, collaborazione, ma alla fine quello che serve è migliorare le condizioni della zona industriale. Oggi, 14 settembre 2019, ci aspetta un'altra stagione infuocata, come diciamo sempre a punti a capo. Già dal promo, se l'avete visto, io parlo di tinte forti, ma anche di tinte a colori, anche tinte a pastello in ogni settore. Un buon sindacalista, secondo me, un dirigente, un segretario importante come il segretario della WilTech, non si occupa soltanto della zona industriale, ma si occupa del benessere dei lavoratori, si occupa dell'occupazione, e occupazione e lavoratori uguale cittadini. È come un Assolutamente. sindaco, del sindacato, comunque di quel tipo di settore, si occupa del territorio. Lo dicevo prima, io al di là del ruolo mi sento un rappresentante di questo territorio, mi sento un rappresentante di persone e di cittadini. Noi ci definiamo come WIL, il sindacato dei cittadini. E quindi dico queste cose perché diventa necessario. Tante volte, insomma, fioriscono sentimenti di antipolitica, spesso coinvolgono anche il sindacato per degli errori che la politica ed il sindacato hanno commesso e probabilmente continuano a commettere. Io, per esempio, non è un segreto, non condivido quando frange del sindacato hanno perso tempo e sprecato energie in una dura battaglia contro la prefettura, dimenticando che il nostro ruolo principale e i nostri, come dire, azionisti, che sono i lavoratori, hanno la necessità che il sindacato si occupi di disciplinare la politica degli appalti, perché questa è un'area industriale in cui soprattutto nel settore dell'indotto iniziano a riemergere dei fenomeni su cui bisogna di nuovo riaccendere i riflettori.
E penso per esempio alle buste paga dei lavoratori, a come vengono trattati, a come vengono inquadrati. Noi abbiamo nella nostra categoria i lavoratori dell'indotto, del settore coibenti, che da ben 5 anni aspettano il rinnovo del contratto. Noi abbiamo messo in campo una iniziativa molto forte che ha penalizzato le aziende, bloccando gli straordinari. Perché non è possibile che nel 2019 nel nostro paese si vieti la possibilità a dei lavoratori che fanno un lavoro veramente pesante di aver riconosciuto il loro diritto ad avere un nuovo contratto di lavoro. Allora è questo quello che ci deve animare. Siamo un territorio dalle grandissime potenzialità, siamo un territorio che vive svariate problematiche, spesso ci perdiamo in polemiche inutili, strumentali e non si ha la capacità di mettere al centro i problemi ed ognuno per il proprio compito, e ognuno dovrebbe esercitare il proprio potere, piccolo o grande che sia, per cercare di risolvere le problematiche a secondo dei propri pensieri e della propria ideologia. Oggi questo non si fa, tutto è legato solo ad interessi di parte o peggio ancora personali, e questa è la vera reazione che questo territorio deve avere. Questo, se vogliamo, può essere anche un appello. Io mi confronto giornalmente con i rappresentanti di questo territorio e vedo ancora oggi solo pochissime persone disposte a fare questo, solo pochissimi interlocutori, soprattutto politici, che spesso però vengono anche criticati perché sono colpevoli di essere probabilmente gli unici ad occuparsi delle vere istanze di questo territorio. Va invertita questa tendenza. Chi si occupa realmente delle problematiche delle persone non può essere attaccato, anzi va supportato e bisogna fare aggregazioni attorno a queste persone. Io, la mia opinione è quella che ognuno ha il proprio ruolo e lo deve saper fare bene per poter poi collaborare insieme agli altri. Se già non fai bene il tuo, è inutile chiedere aiuto o comunque collaborare con gli altri. Visto che ti stai infervorando, io ne approfitto così alzo il fuoco della trasmissione. Hai fatto dei chiari riferimenti. Hai fatto dei riferimenti al sindacato, quindi a CGIL e CISL, i rapporti della UIL con CGIL e CISL, hai fatto dei riferimenti ai politici. Mettiamo insieme un calderone, come sono i rapporti con i colleghi della CGIL e della CISL e cosa ne pensi dei politici siracusani, voglio dire deputati regionali e nazionali. Io complessivamente, non è un segreto, non è la prima volta che lo dico, credo che l'azione sindacale in questo territorio deve avere uno slancio diverso. Siamo un po' troppo attendisti, spesso insomma, prima di intraprendere le nostre azioni valutiamo come, insomma, se questo qua ci porta troppo fuori dalla nostra zona di comfort. Io credo che il momento storico invece impone atteggiamenti e cambiamenti diversi. Noi abbiamo la necessità di alzare il tiro, abbiamo la necessità di essere più movimentisti. Anche il sindacato ha dei tempi che sono veramente fuori dal mondo. Il mondo adesso viaggia, i cambiamenti spesso ci travolgono. Il nostro ruolo è quello di gestire le situazioni e invece noi spesso prendiamo tempo e veniamo travolti dagli eventi. Io sono per anticiparli e chiedo complessivamente ai miei colleghi sindacalisti. Di qualsiasi colore siano, di qualsiasi categoria siano, sotto la spinta delle persone, di mettere in campo un atteggiamento diverso. Stesso vale per la politica. Io proprio in questi giorni, insomma, mi sono compiaciuto molto della elezione, per esempio, a presidente del Consiglio Comunale di Priolo, di un giovane che conosco personalmente, un giovane intraprendente, un giovane capace, che ha dimostrato, per esempio, anche nella vicenda delle saline di Priolo, di mettersi in campo in tempi rapidissimi, di aver trovato soluzioni importanti, supportato dai propri riferimenti politici. E mi dispiace leggere sulla stampa quando si usano dei termini un po', insomma, pesanti, tipo padrini. Cioè, e poi questa cosa, anziché essere compiaciuti, che finalmente, insomma, le istituzioni possono contare su dei giovani volenterosi, scopriamo insomma che poi sulla stampa si perde tempo a fare politiche di bassa lega, politiche di bottega. Cioè io credo che con questa mentalità questo territorio, che ha invidiato da tutti le potenzialità, e non mi riferisco solo all'area industriale, mi riferisco alle bellezze di un territorio, dei propri beni archeologici, cioè il nostro territorio offre tantissime opportunità e purtroppo noi che lo viviamo spesso siamo i primi a
a non coglierle perché anziché fare squadra tra di noi perdiamo tempo in politiche di bassa lega ed in, come dire, in polemiche. Andrea, visto che le tinte della trasmissione di oggi sono forti, abbiamo detto che sono tre, queste di oggi sono veramente forti. Prima di andare con dare la linea di regia per i contatti, a questo punto mi corre l'obbligo di chiederti: ma i rapporti col sindaco e con l'amministrazione comunale di Siracusa quando iniziano? Mai. Altro Beh, io a cui pensare, altro a cui ho un pensare. personale giudizio. Devo dire che le aspettative su questa amministrazione erano molto alte perché il sindaco, che aveva avuto un ruolo importante anche nella precedente amministrazione, e voglio dire, aveva ben lavorato, si era mosso bene, quindi tutti ci aspettavamo che il confronto, che il dialogo, che le iniziative in questo territorio potessero migliorare. Io invece credo e assisto, e fai bene tu a dire quando inizia, che non c'è un confronto. Vedo che qualsiasi attività è paralizzata. Ora io non ho le competenze per poter giudicare e dire se questo è frutto di problematiche esistenti o comunque oggettive, però sicuramente il metodo applicato da questa amministrazione, a mio modo di vedere, non è un metodo che funziona, ci vuole maggiore confronto. Adesso si parla di un rimpasto, siamo in attesa per vedere insomma cosa porterà, magari con configure nuove e si può avere un maggiore slancio. Ho letto un po' di nomi e qualcuno di questi insomma li conosco personalmente. Continuiamo ad avere delle aspettative che questa volta ci auguriamo vengano rispettate. Ci fermiamo un attimo, ho due domande al volo da farti nell'ultima parte della trasmissione perché già è entrato il nostro tecnico Alessio Salerno col timer dei minuti e ne abbiamo ancora un paio a disposizione, ci rigiochiamo subito. Prima linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione, sono sempre quelli, vedete in sovraimpressione, email della redazione, numero di telefono della redazione, email del conduttore che vi parla e che loro ascoltano, ci auguriamo. E allora torniamo ad Andrea Bottaro. Da domani, da subito, di che cosa ha bisogno la zona industriale siracusana di concreto? In poche parole. La zona industriale siracusana ha bisogno di essere supportata, la zona industriale siracusana ha bisogno di progetti che mi sono stufato di sentire, insomma, nelle segrete stanze e dire che sono nei cassetti delle grandi multinazionali. Se questi progetti sono veri, perché tante volte sono stati decantati, ma poi ci siamo resi conto, ormai funziona al contrario. Se una grande azienda ci dice che vuole fare, insomma, un investimento, continuiamo a essere certi che proprio quell'investimento non si farà, anche per responsabilità loro. Invitiamo le aziende a mettere fuori questi progetti, a dire quali sono le loro reali intenzioni. Invitiamo il territorio a non avere un atteggiamento ostile, perché questo territorio deve continuare a vivere di industria, industria sana, industria pulita, industria sostenibile, perché si può fare, la si fa dappertutto. Non vediamo le motivazioni per cui non si può fare in questo territorio. C'è bisogno che la politica supporti. La politica non può scoraggiare chi vuole investire. Questo territorio purtroppo negli ultimi anni ha dato segnale di non essere attrattivo per gli investimenti. Ripeto, ci sono grandi potenzialità. Certamente chi fa economia oggi ha parecchi progetti per questo territorio. Questo territorio sta dimostrando di non essere all'altezza di poterli portare avanti. Questo è un segnale orribile. Quindi in primis ci vogliono gli investimenti, ci vogliono nell'area industriale le regole, perché ci siamo stufati di assistere a continui cambi di appalto, che soprattutto in certe aziende sembrano avere l'obiettivo di puntare al massimo ribasso. Noi vogliamo occupazione, ma vogliamo buona occupazione, vogliamo occupazione che non sia precaria, vogliamo che gli stipendi dei nostri lavoratori siano quelli in linea ai contratti e alle leggi di questo paese. 30 secondi per dirmi, sarà una nuova stagione per Andrea Bottaro solo di lavoro o c'è qualche ambizione nel cassetto? Le ambizioni sono importanti e le ambizioni ci devono essere. Io per il momento sono estremamente concentrato a fare in modo che questi miei proclami, perché oggi sono solamente proclami, possano avere le gambe per portare finalmente un vento di cambiamento in questo territorio, un vento di cambiamento nella mentalità. Noi lo abbiamo fatto nella nostra organizzazione. Abbiamo dato un'area di cambiamento, ci rapportiamo in maniera diversa, vogliamo essere da traino in questo territorio anche con gli altri attori sociali per fare in modo che tutti insieme possiamo portare benessere a questo territorio, perché questo è il mandato che abbiamo dalle persone che ci hanno dato gli incarichi che oggi ricopriamo.
Grazie Andrea, abbiamo finito la prima puntata della nuova stagione, molto contento che sia stato anche tu quest'anno, intanto per i rapporti personali che non sono certo un mistero che ci legano e poi perché insomma ho tanta stima io dei miei ospiti, in particolare di quello che ho al mio fianco oggi. Della segreteria generale della UIL e dell'importanza della chimica, non solo nell'industria ma nel territorio, parleremo in una prossima puntata. Sempre con piacere, grazie a te per l'opportunità. Grazie ad Andrea Bottaro, segretario generale della macroarea della WILTEC, il sindacato dei chimici della UIL, e grazie a voi telespettatori per averci seguito in questa prima puntata della nuova stagione di Punti a Capo. Il cammino sarà lungo, seguiteci sempre. Arrivederci e a risentirci.